mio intervento riguarderà una breve descrizione di quelli che sono gli obiettivi e diciamo, la distribuzione delle risorse per assi di intervento del programma di azione e coesione della Regione Calabria 14-20. Si tratta di un programma che è stato approvato con delibera del CIPE e nasce come costola del programma operativo regionale finanziato con risorse comunitarie. Sapete che il POR 14-20 si caratterizza per essere un programma plurifondo, infatti diciamo, nello stesso insistono due fondi di investimento comunitari, due fondi SIE che sono diciamo, il FESR che sostiene le politiche di sviluppo più di carattere infrastrutturale e di sostegno al miglioramento e alla riqualificazione o al potenziamento dei servizi e diciamo, il Fondo Sociale Europeo che sostiene le politiche per la formazione, le politiche per l'inserimento lavorativo. Quindi le politiche a sostegno del miglioramento della capacità istituzionale, anche delle pubbliche amministrazioni. Quindi perché ho voluto fare questa premessa? Ho voluto fare questa premessa proprio per evidenziare fin dall'inizio come il programma di azione e coesione, lo vedremo adesso nell'articolazione degli assi e nella indicazione degli obiettivi che si propone di realizzare, prende in considerazione, prende in carico entrambe le esigenze e gli obiettivi che sono propri della politica di sviluppo regionale, ovvero sia quelli legati al miglioramento e al potenziamento delle infrastrutture, sia quelli legati all'attivazione di politiche per il lavoro e di contrasto al fenomeno della disoccupazione in maniera assolutamente integrata. Lo stesso schema del POR quindi è stato seguito anche per il programma di azione e coesione che ricordiamo è finanziato sempre dal fondo di rotazione, ovvero dal cofinanziamento nazionale delle risorse comunitarie allocato in una determinata percentuale non all'interno del programma operativo ma all'interno di un programma di azione e coesione che segue comunque le stesse regole e soprattutto la stessa durata, la stessa tempistica che è prevista per il programma operativo regionale. Perciò come estensione temporale abbiamo quella del 2023 per la realizzazione della spesa, 2025 per la conclusione dei progetti, esattamente come il POR. Allora, quali sono gli obiettivi del programma? Gli obiettivi del programma sono, come ho detto prima, appunto quello di rafforzare in un'ottica complementare quelle che sono le linee di azione del programma operativo Calabria, finanziato da entrambi i fondi SIE, sia dal FESR che dal Fondo Sociale, garantire il completamento dei progetti che sono stati realizzati con i programmi operativi del periodo di programmazione comunitaria 2007-2013. È diciamo, un tecnicalismo, nel senso che il programma operativo consentiva, del periodo 7-13, consentiva di spendere fino al 31-12-2015, ma di completare i progetti non chiusi al 31-12 del 2015 entro marzo del 2017 o anche entro marzo del 2019. L'amministrazione regionale, quindi al fine di garantire il completamento di tutte quante quelle opere che per motivazioni di carattere diverso sul territorio risultavano non essere completamente realizzate alla data del 31 dicembre 2015, ha messo a disposizione una linea di finanziamento nell'ambito del programma operativo, nell'ambito del programma di azione e coesione, dedicata proprio a completare tali interventi. Gli ultimi, come ho detto, entro marzo del 2019, cioè i progetti che avevano un importo superiore a 5 milioni di euro. L'altro obiettivo è quello di integrare la, diciamo, programmazione comunitaria 14-20 con quella che è la programmazione nazionale e regionale. Da questo punto di vista evidenzio come l'amministrazione regionale abbia inserito il programma di azione e coesione all'interno del patto per la Calabria, per lo sviluppo della Calabria. Quindi lo strumento del patto per lo sviluppo della Calabria è diventato l'indicazione strategica, cioè il contenitore di tutte quante, diciamo, le strategie di attuazione dell'amministrazione regionale, attraverso l'attivazione di tutte quante le fonti di finanziamento disponibili, ovvero il Fondo Sviluppo Coesione per il periodo 14-20, il POR Calabria e diciamo, il programma di azione coesione, oltre ad eventuali ulteriori fondi e fonti diciamo, di finanziamento da reperire. Da questo punto di vista il programma ha adempiuto e continua ad adempiere
ad un ulteriore obiettivo, cioè quello di fare da trade union tra gli obiettivi di investimento e le finalità, le azioni che si propone il programma operativo regionale finanziato dal bilancio comunitario rispetto a quello che può finanziare e qui diciamo sono finalizzati i fondi nazionali, quale essenzialmente il Fondo Sviluppo e Coesione, che è quello che ha la dotazione maggiore per una regione come la nostra. Qual è la dotazione? La dotazione complessiva stanziata con delibera CIPE sulla base delle regole appunto del cofinanziamento del programma operativo è pari a circa 830 milioni di euro. L'amministrazione regionale, dopo aver fatto una ricognizione presso i beneficiari del programma operativo, ha stanziato circa 110 milioni di euro, 111 milioni di euro per dare copertura finanziaria ai completamenti, cioè ai progetti da completare entro marzo 2017 o marzo 2019, nati nell'ambito dei programmi operativi FESR e Fondo Sociale 2007-2013, e 720 milioni di euro invece sono stati finalizzati al finanziamento del programma di azione e coesione articolato in 14 assi prioritari. Gli assi ricalcano esattamente quelli del POR, a dimostrazione ancora di più della assoluta complementarità rispetto alle strategie di investimento che la Regione aveva fatto proprie nell'ambito della politica di coesione finanziata dal bilancio comunitario. E quindi i vari assi sono diciamo, strutturati con una priorità rispetto agli assi gemelli, possiamo dire, di quelli sostenuti dal FESR, cioè strumenti per gli investimenti di carattere infrastrutturale e per il sostegno dei servizi, e poi ci sono quelli dedicati alle politiche per la formazione o per il sostegno all'inclusione sociale, all'istruzione, alla formazione. E gli assi gemelli, diciamo, di quelli finanziati dal Fondo Sociale Europeo sono l'asse 10, l'asse 12, istruzione e formazione, l'asse 13, la capacità istituzionale. Tutti quanti gli altri assi sono assi che rafforzano le strategie del FESR, del Fondo di Sviluppo Regionale. La articolazione percentuale della dotazione finanziaria la vedete, e abbiamo diciamo, l'asse 7, sempre diciamo, in questa slide, l'asse 7 che sostiene finanzia diciamo, interventi di mobilità sostenibile, ha diciamo, un'incidenza finanziaria abbastanza elevata rispetto a quella degli altri assi. Quali sono diciamo, gli interventi prioritari che sono stati messi in piedi e che diciamo, trovano ancora attuazione o sono diciamo, in fase di ulteriore programmazione? Quelli che vedete diciamo, in questa slide vanno diciamo, dalla promozione culturale e turistica ai diciamo, servizi ricompresi nell'ambito dell'agenda digitale nazionale. Una parte rilevante è riservata anche agli incentivi alle imprese, all'alta formazione e all'inclusione sociale, come vi dicevo. Ci sono poi dei progetti specifici di capacità istituzionale che prendono in considerazione anche quelli che sono i fabbisogni del sistema giudiziario, e poi la mobilità sostenibile, dove i progetti fondamentali riguardano i porti e la logistica urbana.